Wow ragazzi e bentornati! Oggi vedremo il ben servito. Fucile pesante Art Deco infligge danni elevati con una notevole capacità di respinta e cadenza di tiro limitata, gittata ridotta e capienza del caricatore media. Per cadenza di tiro limitata si intende sempre la velocità con cui l'arma spara, come potrete ben notare, appunto tra un colpo e l'altro dovrete attendere un bel po' prima appunto di poter lanciare il colpo successivo, mentre per gittata ridotta si intende la distanza che coprirà il proiettile, quindi la distanza massima fino a che effettueremo il danno. C'è da dire che comunque più il bersaglio è in lontananza rispetto comunque alla gittata dell'arma, più danno noi perdiamo, vabbè, ma questo è un discorso che va al di là di quest'arma. In generale comunque questo pompa, devo dirvi la verità, non mi piace fin troppo. Il suo bel danno critico devo dire che ce l'ha, i suoi 4 colpi li ha pure, ed è per questo che appunto ci abbino una build col totalmente rock. Siamo un po' più vulnerabili, però appunto su 4 colpi e su una cadenza di tiro così limitata, diciamo che preferisco che entrano quanti più colpi critici possibili, e possibilmente anche il più in fretta possibile. È un pompa a bersaglio singolo, possiamo dire, cioè anche se abbiamo davanti un gruppetto di zombie, se prendiamo bene la mira più di uno è possibile che comunque riusciamo a ucciderlo, ma non è da considerare un'arma comunque multi-target, perché comunque fa veramente fatica a colpire più di uno zombie. Certo, se sono tutti ammassati e tutti belli vicini, in quel caso riuscirete, certamente sì, però per quanto mi riguarda ovviamente è da considerare comunque un'arma single target, quindi a bersaglio singolo. In questo caso questo pompa boosta i danni contro i nemici dell'elemento natura, quindi ovviamente lo facciamo di fuoco. Con tutti questi danni uccidere uno smasher col colpo critico diciamo che è semplicissimo ragazzi, sia che siate comunque in singolo e sia che siate boostate dai compagni verrà veramente un bel danno. La pecca appunto è quello che ci dice la descrizione, secondo me la cadenza di tiro è limitata e la gittata ridotta, va usata a una distanza comunque abbastanza ravvicinata, non spamma abbastanza veloce da poterci difendere comunque da gruppi di zombie abbastanza densi, insomma come dicevo prima è un'arma single target secondo me. Ricordatevi anche che comunque nel set Art Deco sono presenti due pompa, quindi ne vedremo due varianti. Speriamo invece che il prossimo sia leggermente più interessante di questo, poiché devo ammettere che secondo il mio stile di gioco, secondo comunque anche come si sta evolvendo Salva il Mondo, avere un'arma così limitata diciamo che non è molto favorevole, va sempre abbinata comunque a un'altra arma da tenere nell'inventario. Cioè, un conto provarla, vedere il suo massimo potenziale, ma nel momento in cui vi metterete a difendere un obiettivo con questo pompa e basta, beh, sapete bene alla fine che farete. Per quanto riguarda l'impatto, anche per l'impatto comunque mi sento di dirvi che esistono pompa migliori, esistono pompa che funzionano come lanciatori a muro a momenti, quindi non vedo perché dovrebbe essere rilevante l'impatto di questo pompa. E di conseguenza la domanda che mi sono posto è: vale la pena cambiare l'ultima perk, quindi quella contro i nemici di tipo natura, per potenziarla o cambiarla contro un altro elemento, piuttosto che comunque farla di tormento o rallenta i nemici, insomma tutte queste scelte nuove qua? Abbiamo un solo rivantaggio del nucleo e chiaramente la mia risposta è no, questo pompa non merita cambiamenti, me lo faccio andare bene così come lo trovo in sostanza, no? Però c'è da dire che comunque se andate a abbinare nel vostro equipaggiamento diciamo delle tre armi, se abbinate questo pompa a un altro pompa quale il Pulsar 9000 piuttosto che magari un lanciarazzi, quindi riuscite comunque a controllare zombie di gruppo, e dico tanti zombie di gruppo in densità abbastanza elevata, e utilizzare questo pompa diciamo per i bersagli singoli quali smasher, in questo caso è veramente ottimale. Come avrete ben visto, il danno sul colpo critico quando poi si presenta lo smasher grosso diciamo che è abbastanza elevato. Riuscirete anche a shottarlo con un colpo se il boost raggiunge certi livelli, no? Però è anche da notare il fatto che comunque serve che entri il colpo critico, quindi serve il totalmente rock. Possiamo contare sul boost comunque dei wafer, del grido di guerra, eccetera eccetera, tutte queste cose qui. Senza una buona build di eroi ovviamente non otterremmo mai questo danno sul colpo critico così elevato, no? Quindi diciamo che come pompa non me la sento neanche di consigliarvelo così tanto, anche perché comunque siamo molto limitati nel percaggio, non ve l'ho fatto vedere, ma abbiamo dovuto comunque sacrificare una perk di danno critico per poter mettere la velocità di ricarica, in quanto se no anche questo pompa ricarica a una velocità rallentatore e sarà veramente difficile comunque ricaricare in certe situazioni, no? E niente ragazzi, questo era il grande colpo, spero comunque che il video sia stato di vostro gradimento, se fosse così lasciate solo un bel pollicione in su a questo video, vi ricordo inoltre che se volete supportare la crescita di questo canale vi basta inserire il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite, noi ci vediamo con il prossimo episodio, bella bella!